Potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda la guida dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il manager Vincenzo Viggiani sarebbe in procinto, il condizionale è d'obbligo, di passare a guidare il policlinico Federico II di Napoli, il cui commissario Persico è deceduto qualche settimana fa. Un'ipotesi circolata negli ambienti regionali che ha inevitabilmente scatenato una serie di scenari per il futuro dell'azienda ospedaliera salernitana, tanto che è già iniziato il toto candidature per la guida del nosocomio cittadino, da Gerbasio a Forestieri, da Bellis a Casale sono in tanti i papabili. Il rischio però è di vendere la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato. Interpellato telefonicamente da 8 Channel, Viggiani frena. Non c'è assolutamente nulla di concreto, solo queste voci che circolano, però non c'è nulla di concreto. Quindi diciamo formalmente non c'è ancora... Assolutamente no. Nel caso però si dovesse presentare questa occasione? La valutiamo.